Siamo qui con Coach Villa della squadra Piemonte. Intanto volevamo sapere, secondo lei, un giudizio sul livello medio del torneo, visto le squadre che ha affrontato, anche quelle viste, diciamo, dagli spalti, cosa ne pensa? Allora, sicuramente il torneo del livello è un torneo molto alto perché le 5, mettiamoci anche noi, ma secondo me siamo un gradino sotto. Le prime 5 sono veramente selezioni di alto livello, sia per futuribilità, come secondo me Lombardia, Veneto sono molto interessanti, sia come intensità, come stile di gioco, come può essere il Lazio, come può essere la Toscana. Il torneo è un torneo di alto livello e a noi ci è servito prendere queste belle batoste perché almeno riusciamo a far capire ai nostri ragazzi che forse il nostro campionato, i nostri campionati sono campionati un pochino fittizi, quindi quando si esce fuori di regione bisogna veramente fare quel passo, quel salto di qualità più mentale che fisico-tecnico, perché per esempio noi ci siamo presentati con la prima con la Toscana non pronti. Oggi i primi 20 minuti sono stati veramente difficili, ma per una questione mentale. Noi non eravamo pronti e questo deve servire ai ragazzi per fare dei passi avanti. Ok, perfetto. Invece per quanto riguarda la sua squadra, avete disputato 3 partite durante il torneo. Quali pensa siano stati magari i lati negativi sui quali lavorare e dove si può anche migliorare? Allora, noi ho visto i ragazzi e siamo un pochino poco squadra. È normale perché essendo una selezione, quindi hai a che fare comunque con dei ragazzi che nelle loro società d'appartenenza hanno dei ruoli importanti. Quindi qui bisogna un po' rimettersi in gioco e bisogna capire bene non dico gerarchie perché è sbagliato, però comunque bisogna cambiare magari un pochino il proprio stile di gioco. Noi sicuramente con il Veneto nei primi 20 minuti abbiamo fatto una bella partita e dobbiamo imparare appunto a rimanere concentrati, a rimanere in gara per 40 minuti e quello bisogna farlo con il lavoro quotidiano, non solo negli allenamenti TDR o CTF che sono uno ogni 2 settimane, ma deve essere una cosa costante, continua, quotidiana e quello chiaramente i ragazzi devono capirlo per fare veramente quello step in più. Ci troviamo qui con Coach Gilardi. Intanto volevamo sapere un commento sulle prestazioni della sua squadra durante il torneo. Ma sicuramente soddisfacenti. Era la nostra prima uscita con in realtà un solo allenamento comune prima di venire a questo torneo. Era proprio un momento di conoscenza. Sicuramente è un test molto importante perché il livello di questo torneo era altissimo. Ci siamo confrontati con Lombardia e Emilia nelle prime nostre 2 uscite stagionali, per cui non si poteva chiedere tanto di più a questi ragazzi. Poi è chiaro, avremmo potuto forse fare qualche errore di meno, ma questo ci sta. Ok, perfetto. Invece per quanto riguarda gli aspetti sul quale dovrà lavorare e anche, diciamo, magari i miglioramenti che può fare questo gruppo? Miglioramenti come di tutte le nostre rappresentative è quella di riuscire prima di tutto a creare un gruppo e questo sicuramente una squadra, di fatto diventare una squadra e questo già oggi è stato in queste 3 giornate sono state sicuramente molto importanti. Sicuramente bisogna migliorare sulla possibilità di giocare d'insieme perché questi sono tutti ragazzi che nelle loro squadre sono delle grosse individualità e dobbiamo riuscire a fare in modo che si abituino a giocare di insieme, che dove tutti si prendono la possibilità di prendersi a turno la responsabilità di risolvere il problema. Per cui forte coesione di gruppo nel giocare in difesa, poter correre in contropiede, ma poi una volta che si gioca a gioco schierato riuscire a muovere e dare a tutti l'opportunità di essere protagonista.